litorale pisano nella notte tra venerdì e sabato su Viale D'Annunzio che collega la città di Pisa alla costa. Fortunatamente non ci sono stati gravi feriti, ma il sinistro ha creato disagi al traffico e alla circolazione già critica nelle ore serali. Come vediamo dalle immagini del nostro operatore Ignazio Cardillo, coinvolte due auto, una Ford Focus ed una Lancia che per motivi in corso di accertamento si sono scontrate. Una delle due pare stesse compiendo un'inversione a U. Inevitabile è stato l'impatto e nello scontro una delle due auto è andata a finire contro un altro mezzo. Quattro gli occupanti delle auto che sono stati soccorsi dagli uomini della Croce Rossa, pare comunque che non ci siano stati gravi feriti. Danni ingenti invece alle macchine, traffico bloccato per diverso tempo in tutta la zona. Sul posto sono intervenuti anche i vigili urbani per i rilievi e la Guardia di Finanza. Nelle scorse ore battibecco politico tra il sindaco Susanna Ceccardi di Cascina e il suo ormai ex vice sindaco Michele Parrini di una lista civica. Ceccardi è ovviamente della Lega Nord. Intanto un battibecco che si è risolto alla fine con la revoca delle deleghe a Parrini e anche della nomina di vice sindaco che appunto è stata attribuita all'assessore Rollo, una decisione diciamo che non poteva che essere così, sindaco, oppure no? In politica discutere è normale anche a volte litigare, come in tutte le vicende umane. Con Michele Parrini mi dispiace soprattutto dal punto di vista umano. Gli avevo attribuito una delega, delle deleghe importantissime e una carica importantissima, quella di vice sindaco, nella prima giunta di centrodestra del comune di Cascina della storia. E mi dispiace sia andata a finire così, soprattutto dal punto di vista, lo ripeto, umano. Cosa ha fatto scattare il tutto? È partito da delle incomprensioni. Io credo che noi dobbiamo rispondere innanzitutto al nostro programma elettorale. Abbiamo emesso un'ordinanza anticamper per sgomberare i Rom dall'area di Navacchio. Questa posizione politica, che era condivisa dai cittadini che mi hanno votato, non è stata condivisa dalla lista Progetto Cascina e questo ha dato seguito a appunto dei diverbi. Non risolvibili in altro modo? Evidentemente no, lui ha presentato una lettera di autosospensione che di fatto non esiste, però la situazione è rimasta una situazione di limbo per 15 giorni, quindi ho deciso di prendere in mano la situazione e di revocare le deleghe anche per fare chiarezza. La chiarezza che i cittadini si aspettano. E ora le deleghe a chi saranno attribuite? Ci sarà una nuova nomina? Le deleghe dell'assessore le ho assorbite io ad interim finché non nominerò appunto un altro assessore. Questo lo faremo dopo la pausa estiva, riflettendo al massimo sul miglior candidato. C'è già qualche idea? Stiamo discutendo con gli altri partiti di maggioranza, quindi con Fratelli d'Italia, Forza Italia e chiaramente Lega Nord. Sarà una nomina condivisa e io non disdegnerei una nomina tecnica appunto per deleghe così importanti. Mentre il vice sindaco, la carica di vice sindaco è stata attribuita a Dario Rollo, che in questo anno si è distinto per impegno, concretezza e spirito di abnegazione. È veramente un assessore stimato da tutti e quindi la delega è stata condivisa anche con gli altri partiti di maggioranza. Quindi auguro buon lavoro ancora all'assessore Dario Rollo, che ancora una volta si è messo a disposizione. Michele Parrini, ormai ex vice sindaco di Cascina, la decisione di Susanna Ceccardi, quindi del sindaco, è stata quella di revocarle tutte le deleghe e anche la carica appunto di vice sindaco. Intanto una prima reazione, un primo commento. Ma diciamo che forse era l'epilogo scontato di questa vicenda. Commenti non ce ne sono, ovviamente mi dispiace, non posso dire che sono contento. Quest'anno per me è stato un anno bellissimo, faticoso ma bellissimo, quindi per me è stata un'esperienza eccezionale, quindi auguro a chiunque di poterla provare, perché il contatto diretto con i cittadini, con i problemi della città, cercare per quanto possibile di risolvere. Vi garantisco che è veramente bello e poi è gratificante il fatto che ho ricevuto tantissimi attestati da parte dei cittadini, quindi sono
Da una parte sono felice, ecco, vuol dire che qualcosa di buono l'ho fatto. Il sindaco dice che praticamente questa decisione è, come dire, la conseguenza naturale dell'altra sua decisione, cioè quella di autosospendersi. Da cosa nasce questa sua scelta? Beh, la lettera è pubblica, quindi non c'è niente di segreto. Io ho contestato al sindaco di avermi fatto fare una pessima figura nell'ambito di una riunione in prefettura che riguardava i ponti di competenza provinciale. Ho ritenuto allora e ritengo ancora adesso di essere stato di fatto commissariato in quella riunione e screditato anche di fronte agli altri enti, provincia, prefettura, altri comuni, altre polizie municipali. È chiaro che se io intervengo a una riunione per trattare un argomento e all'improvviso appare il sindaco e interviene il sindaco senza che io lo sapessi, quindi è chiaro che la mia figura viene screditata. Quindi a un secondo appuntamento io vado a rappresentare l'amministrazione comunale e esprimo il parere di quell'amministrazione, io mi aspetto che la domanda di qualsiasi altro ente sia: ma il sindaco è d'accordo? Quindi questa cosa qui non la potevo e non la posso permettere assolutamente. Ho una faccia e quella la devo mantenere assolutamente. Io quella mattina mi sono sentito umiliato. È diventato un riconoscimento davvero ambito il premio alle Baleari, il guerriero pisano a Marina di Pisa, nella piazza delle Baleari, la 16ª edizione, un riconoscimento che va a chi si è distinto nella propria attività e nella propria professione portando lustro alla città di Pisa. Sei i premiati, i Vigili del Fuoco di Pisa, Giuseppe Toscano, presidente della Fondazione Teatro di Pisa, Andrea Serfogli, l'assessore ai lavori pubblici del Comune, poi Enzo Meucci, Mario Chiaverini, Michele Aiello, due i premi speciali voluti direttamente dal sindaco di Pisa, sono di carattere sportivo, la squadra della Turris di pallavolo che si è conquistata la promozione in Serie B e la squadra femminile di hockey sul prato del CUS Pisa che ha vinto il campionato italiano. Splendido scenario, splendido tramonto, torna il guerriero pisano, 16ª edizione, l'ideatore e l'organizzatore Alessandro Cesarotti, intanto nella piazza delle Baleari di Marina di Pisa, per ricordare che cosa? Beh, per ricordare i pisani che si sono dati da fare per dare anche fama e lustro alla città di Pisa, che poi il premio nel 2002 fu inventato proprio per questo, per omaggiare i pisani che si meritavano. Ecco, che cosa significa oggi per chi riceve un premio del genere? Molto ambito, so. È molto ambito e poi la parola guerriero deve essere presa con le molle, perché non significa la guerra, perché se si va sul vocabolario si vede che guerriero, la parola guerriero significa colui che combatte. E infatti sono tutti personaggi che combattono nella vita per avere qualcosa di meglio e per dare anche qualcosa di più. Marco Filippeschi, sindaco di Pisa, un premio che è cresciuto negli anni, ora cosa rappresenta per il territorio, per la città, ma soprattutto per il litorale? Beh, per il litorale è una bella occasione di festa, una rappresentazione sempre molto partecipata. Per la città rappresenta il momento in cui si possono dare dei riconoscimenti a persone che hanno dimostrato tenacia nel lavoro, nella professione, in un'opera di carattere sociale. Questa volta io mi sono applicato a premi molto sentiti per successi sportivi. Soprattutto ho voluto premiare chi fa sport, chi organizza lo sport, chi raggiunge risultati con tanto sacrificio, chi dà un servizio di comunità che coinvolge tantissimi ragazzi e ragazze e che crea comunità. Grazie.
Tornano le celebrazioni per l'Odie di Santo Sisto a Pisa, è fissata una cerimonia, un programma di iniziative per il 6 agosto prossimo, prima il ricordo della battaglia della Meloria con un altro programma molto ricco di iniziative e di attività a mettere in piedi tutto ciò, una serie di associazioni. Riccardo Buscemi, lei ne rappresenta alcune, ma insomma che cosa avverrà nei prossimi giorni, a partire da mercoledì 2 agosto con una bella conferenza della professoressa Lemut. Allora, innanzitutto il tema è la sinergia tra le associazioni. Gli amici di Pisa da tanti anni, oltre i 50, ricordano l'Odie di Santo Sisto, che era proprio il fulcro dell'epopea pisana. Però tutto intorno a questo evento abbiamo da quest'anno creato anche altri eventi. Il primo è quello il 2 agosto alle 6:30 al Barrino di Piazza delle Baleari, ci sarà una conferenza della professoressa Ceccarelli Lemut che parlerà appunto del rapporto tra Pisa e il mare, epopea di una Repubblica Marinara. Poi il 5 agosto il lancio di una corona in mare ai caduti pisani di tutte le guerre, grazie all'apporto fondamentale della Capitaneria di Porto che mette a nostra disposizione una motovedetta. E poi il 6 agosto, tradizionale giornata di festeggiamento dell'Odie di Santo Sisto, con la Santa Messa nella Chiesa di San Sisto e poi a seguire una conferenza del professor Fascetti dedicata a Giosuè Carducci. Quello che mi preme dire che tutta una serie di associazioni che hanno dato luogo a questa associazione ed enti, la Capitaneria di Porto, il Comune di Pisa, l'Associazione Mosaico, l'Accademia degli Uniti, la Lega Navale, l'Associazione Marinai d'Italia, l'Archeo Club, gli Amici di Pisa, l'ho detto, la Croce Rossa Italiana e poi anche il Porto di Pisa, che ovviamente ci fa partire dal porto di Marina di Pisa dal quale raggiungeremo le secche della Meloria, dove appunto ci sarà la cerimonia, la suggestiva cerimonia di ricordo dei nostri caduti. È appena terminato il talk del 28 di luglio qua a Eliopoli con tanti personaggi, tantissima gente, Anna Falchi alla mia sinistra, Gio Squillo alla mia destra. Un evento che ha cercato di portare un po' di simpatia, un po' di musica, e anche un po' è arrivato anche Dario Ballantini, insomma è una serata piacevole, Dario. Sì, sì, sono toccati temi che si potevano anche approfondire di più, però sai, davanti a una piazza all'aperto, insomma, non, più di tanto non si poteva fare. La conoscevi Eliopoli? No, conoscevo però il fatto che qui hanno fatto tante ristrutturazioni di vecchi edifici, mischiare il moderno all'epoca, credo sia fascista, questa non era facile, mi sembra realizzato bene. Insomma. Anna Falchi, ospite d'onore alla nostra serata, tutto bene Anna? Molto bene, sono molto contenta. Ma i tuoi programmi Anna? Beh, naturalmente incontrare il pubblico d'estate come serata di questo genere, prima di tutto, e poi il resto si vedrà. In bocca al lupo, Gio Squillo. Allora, grazie di essere stato qua a Eliopoli. Grazie, grazie a voi di essere così innovativi, no? Beh, fare un talk show, musica, parole, approfondimento con un pubblico che è sicuramente molto attento, perché è un luogo anche che esprime bellezza, eleganza, educazione, anche un po' di cultura, no? Quindi c'è questa voglia di stare bene insieme e questo è un modo nuovo. Ci stimoli ad andare avanti? Assolutamente sì, e tutto ciò che è aggregazione profonda, vera e autentica, credo che sia, vada nella versa giusto per l'umanità e di questa nostra società. E ovviamente, amici telespettatori, l'intera serata sarà riproposta nei prossimi giorni sulle schermi di Gran Ducato. Alla prossima! Donne, la vita gira un po' di più. Si è conclusa la prima fase del percorso partecipativo per il futuro di Villa Crastan a Pontedera. Sono arrivate delle proposte, ora si apre un nuovo capitolo, Assessore Liviana Canovai, nello specifico?
Sì, si è conclusa appunto la prima fase che prevedeva la richiesta a cittadini, associazioni, chiunque fosse interessato, mandare delle proposte sul riutilizzo di Villa Cranston. Quindi sono arrivate 17 proposte. Quindi nella seconda fase andremo nella parte operativa, quindi chi ha fornito, ha dato le proposte, ha elaborato le proposte, potrà sperimentare queste proposte durante il mese di settembre in una serie di laboratori in Villa Cranston. Quindi la Villa Cranston sarà animata il mese di settembre proprio da queste attività proposte da coloro che hanno dichiarato la propria disponibilità e hanno avanzato le loro proposte. Quindi è un momento, abbiamo già una bozza di calendario, quindi il mese di settembre avremo questa attività che entra nel concreto di tutto il percorso. Proseguirà poi come? Allora, proseguirà poi con anche con la sintesi delle varie proposte e poi con la elaborazione di un vero e proprio bando. Lo sottolineo questo, perché questo non è la elaborazione, le proposte non sono state oggetto di un bando, dico che saranno poi, il bando poi dovrà entrare nel vivo del riutilizzo e della gestione della villa stessa. Scavi alle terme di Nerone a Pisa, nuova luce sulla storia cittadina, emergono i muri della Gabella, l'ufficio per pagare l'imposta di ingresso in città e poi all'interno delle terme edifici e laboratori, identificata anche l'area con forno per attività artigianali. Sono questi alcuni dei risultati degli scavi appunto ai bagni di Nerone a Pisa. Gli scavi sono stati possibili grazie allo sforzo dell'amministrazione comunale, dell'università e di altri soggetti che forse per la prima volta si sono messi insieme. Ai nostri microfoni l'assessore ai lavori pubblici Andrea Serfogli. Sono state appunto scavate, scoperte le strutture, le ulteriori strutture, perché le terme erano molto, molto più grandi, alcune pavimentazioni successive, medievali, quindi da questo punto di vista si è un po' anche, si è riusciti anche con questo scavo a testimoniare la storia successiva alla realizzazione e all'utilizzo di queste terme. È un primo passo, un passo importante, di una collaborazione importante tra il Comune, l'Università e la Sovrintendenza, finalizzata non solo per fini culturali, scientifici, di valorizzazione, ma anche didattici. E questo è molto importante, noi vorremmo che questo sia, è solo un primo passo, perché vorremmo anche il prossimo anno poter continuare, cioè da indagare tutta l'area compresa tra le mura, via San Zeno, dove noi sappiamo anche esserci l'anfiteatro, quindi l'obiettivo è quello nel lungo periodo di riqualificare scavando e realizzando un parco archeologico in tutta quest'area congiuntamente al Bastione del Parlascio che qualche anno fa abbiamo acquisito e su cui già abbiamo sviluppato una progettazione. Quindi si cerca di realizzare e riqualificare un'area importante che sarà credo anche d'attrazione per i turisti, per la nostra città oltre che per i cittadini. Dopo la presentazione ufficiale del main sponsor e dei nuovi giocatori, ora la squadra del presidente Corrado è pronta per la prima sfida ufficiale, quella in Coppa Italia contro il Varese. Doppio allenamento all'Arena questo sabato. Mister Gautieri assieme al suo staff ha lavorato soprattutto sulla parte atletica, poi simulazioni tecnico-tattiche orientate anche sul prossimo avversario. Il ritiro pre-gara al Tower Plaza Hotel, poi nella mattina di domenica ultima rifinitura. All'Arena Pisa Varese sarà diretta da Alessandro Chindemi di Viterbo. Ancora immagini da Pontedera, dal circolo tennis Pontedera, dove questa domenica alle 17.30 c'è la finale di uno dei tornei più importanti in questo periodo in Toscana, ITF Pro Circuit Città di Pontedera d'Evitalia. Con noi Massimiliano Caponi, che è responsabile anche dell'organizzazione di questa iniziativa. Diciamo subito che tutta la finale sarà in diretta a partire dalle 17.20 su Telegranducato in tutta la Toscana, canale 14. Ci sarà una bella cerimonia inaugurale che ripetete anche con più enfasi quest'anno, e a seguire la finalissima tra due comunque campioni, perché il livello qualitativo, lo abbiamo detto nei giorni scorsi, è molto alto.
Sì, confermo gli orari alle 17:20, ci sarà tantissima gente, ci auguriamo, l'ingresso è gratuito, una finale di altissimo livello come è stato tutto il torneo fin dalle prime battute e quindi siamo molto contenti noi dell'organizzazione di questa edizione con l'innalzamento del montepremi a $25,000 con ospitalità. Abbiamo avuto già dal primo turno incontri che negli anni passati equivalevano alla nostra finale. Ecco, diciamo i numeri, qualche numero di questo torneo, quanti hanno partecipato, quante partite ci sono state? Allora, quest'anno abbiamo fatto il tabellone di qualificazione a 64 giocatori e più abbiamo il tabellone principale a 32 giocatori, provenienti, avevamo 9 stranieri provenienti da svariate nazionalità, il livello di gioco, come ho detto prima, molto elevato, con la testa di serie numero 1 Federico Coria, proveniente dall'Argentina, abbiamo avuto Andrea Pellegrino che è uno dei giovani più interessanti del panorama italiano perché è un 97, quindi molto giovane, e abbiamo anche Sisling, Igor Sisling, ex 50 delle classifiche mondiali, che è un po' il fiore all'occhiello della nostra edizione 2017. Pontedera al centro del tennis toscano, direi anche italiano, questa domenica la finale in diretta su Telegranducato, canale 14 in tutta la Toscana, ore 17:20, prima c'è la cerimonia inaugurale, a seguire la finalissima.